Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul canale. Oggi ci facciamo un po' di pane con la Nutella. Anzi no, realizziamo una bellissima candela, sembra davvero fatta di Nutella. Se vi piace questo video iscrivetevi e mettetemi un bel mi piace e commentate. È un'idea regalo semplicissima ma anche bello per decorare la stanza, veramente si può mettere in qualunque tipo di stanza, non è soltanto una cosa da cameretta, è davvero carinissima. Vi occorrono soltanto delle candele, le trovate in tutti i negozi che vendono articoli per la casa ma anche nei supermercati più forniti, poi un coltello per ricavare lo stoppino, il barattolo della Nutella, se ce l'avete potete acquistarlo uno stoppino direttamente così non usate il coltello, e una molletta, dopodiché del cacao in polvere per colorare e per dare il profumo di cioccolato. Per ricavare lo stoppino, che io non ho trovato in città, prendo una candela e con il coltello vado a sezionarla e sfilo i pezzi di cera della mia candela per ricavare così lo stoppino che è riposto all'interno. Quindi se non avete uno stoppino, questo è un modo semplice per reperirlo e rubarlo da una candela, possibilmente a casa ce l'avete già, comunque davvero le trovate ovunque. Chi non ha una candela, in caso chiedete alla vicina di casa o alla nonna. Poi vado a prendere la tea light, queste che veramente si trovano ovunque, con il coltello sfilo diciamo lo stoppino che è presente, lo svuoto e lo vado ad allargare per andarci a inserire il mio che è più lungo, e quindi allargo il buco con uno stuzzicadenti, eventualmente fatevi aiutare da qualcuno, e infilo il mio stoppino così da ricrearne uno lungo che mi servirà per inserirlo all'interno della mia candela alla Nutella. Ecco fatto, adesso lo ripongo da parte e non mi resta altro che prelevare tutto il resto della cera che mi serve, sono circa 300 grammi di cera, e la faccio sciogliere a bagnomaria. Mi raccomando, attenti perché scotta e bollente, potreste ustionarvi, utilizzate i guanti e in caso fatevi aiutare da qualcuno se siete dei bambini, mi raccomando. La blocco dentro il mio contenitore con una molletta. Prendo il cacao e lo faccio sciogliere all'interno della mia cera. Questi sono circa 2 cucchiai di cacao, quindi è anche una ricetta molto economica per realizzare questa decorazione, questa candela molto carina e simpatica. Si scioglie immediatamente. Però voi mescolate per bene, dopodiché vado a versarla all'interno del mio contenitore, utilizzate dei guanti e vi ripeto, è meglio se vi fate aiutare, fate attenzione perché cera bollente, potete ustionarvi, quindi versate il tutto all'interno e poi diciamo lo stoppino tenderà a scivolare dopo che avete tolto la molletta, e quindi la andate a riposizionare e lo fate riposare all'incirca per un giorno, così si solidificherà completamente. Questo è il risultato finale, è davvero bellissima, sembra proprio cioccolato, e non ci resta altro che andare a tagliare lo stoppino con una forbice e quindi ecco fatto, la nostra candela è pronta, è stupenda. Non vi nascondo che a colazione ci sono cascata perché chiudendo il tappo sembra davvero un barattolo di Nutella. Io stavo andando a prendere per farmi il cornetto ripieno alla Nutella, quindi si va in confusione. Sarebbe anche simpatico regalarle insieme un barattolo pieno di Nutella vera come questo e un barattolo con la candela. È davvero un'idea simpatica, è carinissima e super profumata, è veramente una cosa troppo troppo bella da fare, vi consiglio di farla e se vi piace fatela vedere ai vostri amici, e se la fate fatemi sapere come vi è venuta, mi raccomando. E quindi questo è tutto, adesso passiamo ai vincitori del giveaway, non me lo sono dimenticata, e i vincitori li metto qua su YouTube e sono: per il giveaway su YouTube Eleonora Bruno e per quello su Instagram Camilla32, siete stati estratti a sorte dal sito random.com, contattatemi entro 3 giorni privatamente così insomma vedo come spedirvelo, eventualmente dovrò contattare qualcun altro. Spero che il video vi sia piaciuto, un bacione e alla prossima, ciao!